Penso fosse l'orso Yogi a dire che, e sto parafrasando, pronosticare è un affare rischioso, soprattutto se si tratta di previsioni sul futuro. Correva l'anno 2010, quando in gran parte del mondo cresceva sempre più forte la convinzione che la fine fosse ormai vicina. Secondo l'interpretazione della profezia dell'antico popolo Maya, il 2012 sarebbe stato l'anno in cui un pianeta, 5 o 6 volte più grande della Terra, sarebbe arrivato dal nulla, entrando in collisione con il nostro mondo, annientandolo. È ancora peggio. Su Google ci sono parecchie cose. Sentite questa. Nibiru è un pianeta citato negli scritti di Zakaria Sitchin, specie nel libro Il dodicesimo pianeta. Secondo l'interpretazione di testi religiosi babilonesi, un pianeta gigante chiamato Nibiru passa accanto alla Terra ogni 3600 anni e permette ai suoi abitanti intelligenti di interagire con gli esseri umani. Questa entità, che Sitchin identifica con il mito sumero degli Anunnaki, sarebbero i primi dei dell'umanità. La collisione di Nibiru è l'incontro disastroso tra la Terra e un pianeta molto più grande. I credenti nel giorno del giudizio si riferiscono a questo pianeta come al pianeta X o Nibiru. Il giorno del giudizio! In South Africa. The moon's on a collision course. And that collision would be visible. Tell me I'm wrong, because I'd love to be told that L'intera umanità era terrorizzata. I mezzi di comunicazione di massa si limitarono ad accennare all'argomento, relegandolo a semplice complotto. La NASA ci sta nuovamente rassicurando che non è arrivato il giorno del giudizio, quantomeno è quello che la NASA sta dicendo. Nessuno sapeva se questa minaccia fosse reale. Stiamo facendo tanto rumore per nulla? È tutta una settimana che continua a dire alla gente di non licenziarsi dal lavoro. Per l'amor di Dio, pagate l'affitto e fate il bucato. In mezzo a questo clima di confusione comparve David Morrison, uno scienziato della NASA, che probabilmente preso da buone intenzioni pensò di pubblicare una serie di video cercando di spiegare dove ebbe origine l'idea del pianeta Nibiru. Gran parte di questa faccenda è centrata sull'idea di un pianeta vagante che passa nel sistema solare e sfiora la Terra. Il pianeta viene chiamato Nibiru e prende il nome da un antico dio sumero della Mesopotamia. Non so perché, non ci sono prove negli scritti mesopotamici che questo Nibiru sia mai stato considerato un pianeta. Ma un tale che si chiama Zakaria Sitchin ha scritto molti libri di fantasia su questa cosa e l'idea più o meno è nata da lì. Il pianeta Nibiru fu introdotto per la prima volta al grande pubblico nel 1976 dall'autore, ricercatore e mitologo Zakaria Sitchin. Il suo primo libro sulla teoria degli antichi astronauti, si intitolava Il dodicesimo pianeta ed era il frutto di 30 anni di ricerca sulle tavolette cuneiforme sumeriche e sui testi religiosi e conteneva le sue controverse traduzioni che vedevano protagonisti gli antichi visitatori alieni che crearono la vita umana sulla Terra in tempi remoti. Ma Sitchin non disse mai che Nibiru si sarebbe scontrato con la Terra il 21 dicembre del 2012. Ad inventare questo falso collegamento fu Nancy Lader, creatrice nel 1995 del sito web Zeta Talk. La Lader si autodefinisce contattista e sostiene di ricevere messaggi da extraterrestri che risiedono nel sistema stellare Zeta Reticuli attraverso un cosiddetto impianto innestato nel suo cervello. Guardate, questo accade ogni 3600 anni e si può constatare che se ne parla nel folklore. È scritto anche nella geologia della Terra. Poi c'è anche la precisione di Zeta Talk. Il fatto che tanta di questa roba non può essere farina del mio sacco. Anche la scienza umana ne capisce poco. Gli Zeta trasmettono le informazioni e puntualmente si trova un riscontro. Lei stessa afferma di essere stata scelta per avvertire l'umanità che un oggetto avrebbe attraversato il sistema solare nella zona della fascia dei pianeti interni nel maggio del 2003, salvo poi rinviare questa data.
La posizione che prese poi lo scienziato David Morrison nei suoi video fu scorretta ed immorale, perché attribuì a Sitchin tutta l'isteria che si era creata, senza avere però lo scrupolo di compiere una ricerca accurata, e favorendo addirittura le tesi di Michael Hazer, esposte nel suo sito web sitchinisrong.com. Hazer, la cui carriera ha avuto uno slancio proprio grazie alle teorie di Sitchin, è uno studioso dell'Antico Testamento, un teologo a cui piace giocare alla caccia alle streghe, un inquisitore, un Torquemada dei giorni nostri, con una vendetta da compiere. Non credo che Sitchin sia uno studioso. L'ho detto pubblicamente in varie occasioni che non può conoscere alcuna di quelle lingue. Probabilmente è di madrelingua ebraica perché era ebreo, ma francamente questo non mi impressiona più di tanto. Quando Sitchin morì nel 2010, all'età di 90 anni, lasciò questa terra senza aver mai affrontato nessuno dei suoi detrattori. Sapeva in cuor suo che era meglio non perder tempo in inutili battibecchi, perché la ricerca era la cosa più importante. L'atteggiamento migliore da avere con queste persone era ignorarli, e ciò dimostra il tipo di uomo che fu. Era un uomo di grande fervore e di grandi convincimenti. Ha trascorso tutta la vita cercando le risposte alle domande che da bambino, crescendo in Palestina, aveva posto ai suoi insegnanti, e non si è mai fermato. Sento che quello che ho fatto nella mia vita non è stato uno spreco. Aveva uno scopo, aveva un significato. Questo documentario vuole raccontare tutta la vita e il lavoro di Sitchin. Il documentario Le cronache di Sitchin sarà il frutto di accurate ricerche, arricchito dalla partecipazione di vari esperti delle opere dell'autore, tra cui anche i protagonisti della serie televisiva Ancient Aliens, oltre che ad amici, parenti e colleghi. Questa campagna di raccolta fondi permetterà al team di acquistare i diritti sui filmati storici, le licenze, ed aiuterà a sostenere i costi di produzione. Apprezziamo molto il vostro contributo e siamo impazienti di vedere in onda Le cronache di Sitchin nel 2020, l'anno che segnerà il 100° compleanno del grande ricercatore Zeccaria Sitchin.